facciamo a rendere interessante questa magia? Perché cioè, la magia secondo me ha un problema in quanto arte. Può diventare facilmente un rompicapo. Tipo, dimmi stop, mi hai fermato su quello di poi. Ma questo non vuol dire niente, questo non è magia, no? Questo è un chissà come l'ha fatto. Però se la magia deve esserci coinvolgimento emotivo. Una e una sola carta rimane, rimane la tua, chiaramente il tuo asso. E chiudi così con la mano. Quando vuoi. Stop. Tre di cuori. Tre carte da qui. E mettere nella mano. Sette. Ok, visibilmente viaggiavano tra una mano e l'altra. Una, due, tre, undici, dodici e tredici. Tutti i sogni magici però devono finire a un certo punto col mio battito di mani che mi sveglia. E questo sembra essere successo, ma in realtà non è mai successo. Perché se ricordaste adesso avremmo messo 10 e 10. Insieme 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. All'interno di un'azione grande, cioè il mio braccio va verso l'oggetto.